passato millenario che arriva fino alla preistoria del nostro paese, ma il presente è altissima tecnologia e il futuro si chiama Marte. Lo spazio trova casa in Sardegna e lo fa grazie al distretto aerospaziale. Nato nel 2013, raccoglie già 5 soci pubblici tra università e centri di ricerca, una fondazione e 25 aziende. Le peculiarità del distretto aerospaziale della Sardegna sono fondamentalmente un insieme di infrastrutture presenti sul territorio, uniche in Italia, in particolare il radiotelescopio di San Basilio, gestito dal socio INAF, e in particolare ancora le infrastrutture militari disponibili sul territorio in forza di un accordo che il Distretto Aerospaziale della Sardegna ha sottoscritto nel 2018 con il Ministero della Difesa, che prevede la possibilità di utilizzare queste infrastrutture in chiave aerospaziale naturalmente a scopi civili. Sviluppo e test di velivoli senza pilota, di materiali e tecnologie innovative per l'astronomia e l'aerospazio, servizi avanzati di protezione civile e ambientale. Il Distretto Aerospaziale Sardegna individua e sostiene programmi di ricerca capaci di garantire occupazione e sviluppo, promuovendo l'internazionalizzazione della filiera produttiva. In particolare, in questo momento il distretto porta avanti un progetto finanziato dal Ministero della Ricerca che si chiama Generazione E, Generazione Evoluta, un progetto che coinvolge anche il socio Avio, che come noto ha messo in campo un importantissimo investimento in Sardegna che fa diventare l'isola un punto di riferimento, mi permetto di dire, internazionale nel settore della sperimentazione dei motori a propellente liquido e dei motori a propellente solido. Il futuro per il distretto aerospaziale sardo è nello spazio, verso Marte, passando per la Luna. Un progetto tutto nazionale che, se tutto andrà bene, porterà con un vettore italiano, visto che anche Avio è coinvolta nel progetto, porterà tre payload sul pianeta rosso e un payload andrà ad orbitare intorno a Phobos, la Luna di Marte. E naturalmente questo è uno scenario che potrà anche avere, ce lo auguriamo naturalmente, un passaggio, come uso dire io, lunare, perché alcune delle attività nell'ambito di questo progetto potrebbero avere dei riscontri e degli interessi appunto in campo lunare, e ci auguriamo di poter declinare alcune delle attività previste nell'ambito del progetto sull'accordo che l'Italia ha sottoscritto con la NASA, in particolare sull'accordo Artemis recentemente divulgato.